Oggi sono diventata una maestra. Allora, oggi vi presento Nenuco insieme a scuola, della famosa, dai 4 anni in su. Allora, vediamo qua. Qui ci sono delle matite. Cominciamo. Questa che è una mela. Chi è che la mangia? Chi lo sa? Poi, questo che dovrebbe essere un fungo, se non sbaglio. Questo che è un cuore con scritto N di Nenuco. Questa che è una stella, che carina. E questa che è un orso senza faccia. Perfetto. Allora, guardate cosa hanno fatto i miei alunni. Gliel'ho prima, l'ha fatto lui. Come si chiama? Vediamo Riccardo! Ok, si chiama Riccardo. E io mi chiamo Lily. Ah, ok, perfetto. E infatti prima cos'è che ti ho messo? Una stella verde. No, una stella rossa. Pure da tronco. Perché? Perché ho risposto male alla maestra. E perché? Fatto volare l'aeroplanino. Ah, dimenticavo. Non vi ho fatto vedere che... Vedete? Allora, qui se per esempio sbaglio un disegno e fai così per terra, no? Si butta qui. Ricordatevelo, se no mi metto un po'. Qui se sei buono o cattivo a scuola, se rispondi male o bene alla prof. E qui se vai bene a scuola. E in realtà non so ancora se Riccardo va bene a scuola. Sì! Vedremo. Giusto, mi sono dimenticata una cosa imperdonabile. Non ho messo una stella verde a Lily. Sì. E cioè, si è comportato benissimo, Riccardo. Mettiamogli una bellissima stella. Brava. Ma non si dice. Ecco qui. Allora, poi qui ovviamente c'è una lavagna in cui è scritto una maestra e si capisce. Un'altra stella blu. Questo sono io il daltonico. Un'altra stella rossa. No. Dai, oggi ne hai avuto abbastanza. Allora, qui dell'angioletto perché si è comportato male e ha risposto male a me. Mi ha risposto male 2 volte, ma io voglio essere brava e gliene ho messo solo una. Allora, qui invece ritroviamo dei disegni. Questo l'ha fatto lui. Non capisco, quel giorno mi ero molto arrabbiata perché guardate che bel disegno. L'ha buttato. Non capisco. Mi piaceva. Ma sei stupida. La smettiamo? Ti metto un altro voto brutto? No. Poi io ero più bello. C'è questo disegno di Riccardo che... Non l'ha rovinato lei. Non capisco cos'è. Non l'ha rovinato lei. Tanti soli di tanti colori. Non lo so. Ormai si mi dà. La maestra preferisce me. Questo è un gioco che mi ha portato ieri Lily, che non l'ho ancora fatto. Questi sono i gessi per la lavagna, anzi sono molto importanti. Questi sono 2 banchi. Mio rosa. Mio verde. Vedete? La maestra non ha un banco. La prossima volta ti metto una nota. Poi c'è il righello. La bacchetta che non trovo perché sennò ma se sto io matata dall'altra parte cattiva. Allora, poi qui c'è una gomma da portare a scuola che è sua. Sì. E questa che è sua. Sì. Così puoi temperare tutte le matite che vuoi. Allora, cominciamo con la lezione. Lily, mi vuoi prendere la carta per cancellare? Certo! Grazie! Se dopo fai la brava ti metto un bel 10. Maestra! Sì? Anche io ti ho portato una cosina! Grazie! Ruffiano! Ma... di plastica.
Ah, non ti piacciono mai i miei regali? No, scherzavo, no. Adesso non piacciono i tuoi regali. No, non dire così, ti metto un brutto voto, Cattiva. No, mi piace un sacco il tuo regalo, grazie. Ok, allora, adesso c'è la lezione di italiano, quindi tutti zitti. No, anzi di matematica, scusate, ho sbagliato. Non so manco io cosa c'è. Allora, adesso faccio una domanda per tutte e due. Chi alza la mano per prima o per primo vince. 2 più 2. Chi la sa? Io. Vai. 4. Sono un maschio. Scusami, ho sbagliato a dire. Ce l'hai sempre con me, maestra. No. Dai, andiamo avanti. Ok, chi è che è stato? Non io. Invece sì. No. Metto un brutto voto a tutte e due. No, è stato lei. Sono stata io. Ok. Guarda quanto è bello farlo volare. Non lo fare più. Ti metto un brutto voto veramente adesso. No, sto brava, sono buona. Va bene. Allora, 2 per 4. Quanto fa 2 per 4? Ma 16. Chi è che lo dice? Io, maestro Lilly. Quanto è che fa? 16. Basta, devi ragionare. Fa 8. Mi arrendo. Italiano. Ma maestra, guarda che è tardi, è ora di andare a casa. Ah, è vero, scusate. Mi sono sbagliata. Ci vediamo alla prossima lezione, maestra. Sì, maestra, ciao. Ciao. Mettete like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale. Commentate anche questo qui se volete essere salutati. Vi salutiamo tutti quanti. Chi preferite poi tra Riccardo e Lily? Scrivetemelo qui sotto. Ciao bambini! Ciao a tutti! Io sono Laura e oggi abbiamo un ospite speciale. Ve la presento. Facciamola entrare! Grazie! Smettetela, grazie! Ma nessuno sta parlando. Come no? Non li senti? Vai! Non li senti la folla? No. Io? Ma non li senti? Sì. Vai Rosy! C'è anche l'arco. L'eco. L'arco? Va bene, fammi presentare questo magnifico microfono! Allora, innanzitutto... Applaudete per il microfono! Applaudite! Laura non ce la può fare! Questo è il volume del microfono, guardate! Mi sentite! Ma sentite che fa... Mi sentite! Questo è l'eco, non c'è eco? C'è eco, non c'è eco? C'è eco. Si vuole da capire. Qui si cambiano le luci nel nostro fantastico microfono. Ti sparo flash. Sembra una tromba. Papà. Papà. Perché? Comunque è dotato. Vediamo, queste le abbiamo già dette. Questa cassa è super potentissima intanto. Al Bluetooth. Già. Ecco, dove si può al Bluetooth? Lo so che è Bluetooth, c'è scritto anche lì Bluetooth. Dove c'è scritto? Bluetooth. Ma cioè, dopo fai un rumore quando va la colla. Cioè, quando va un... Sto parlando io. Allora, qui si attacca la schedina SD. Qui invece si può ricaricare con un caricabatterie di un cellulare. Però comunque il filo esce già dentro. E qui... per cambiare le canzoni quando metti la schedina. Cambiamo canzoni, andiamo premuto. Che altro c'è? C'è Laura vicino a me. Mi è impegnata a giocare con la scatola. Vedete che più interessante la scatola. Finito? No, non è finito. Io cambio colore. Perché hai rotto la scatola? Era già rotta. Giochi preziosi, per piacere, digli qualcosa. Questo gioco, il canta tu karaoke di giochi preziosi, lo sapevi questo? No che non lo sapevi. Allora, presentiamo. No. Allora, lei è Rosy. Ciao. Hai capelli lunghi
E questo è un microfono. E questa è la sua voce. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sì, la dico io. Possiamo cantare anche col karaoke. Che c'è un'app col cellulare e c'è un codice. È la mia app. Perché esce un codice, ma noi non lo facciamo vedere perché è personale e riesce a ognuno diverso. Guardate questo, quindi compratelo, grazie Gio, grazie. Questa è l'applicazione! Questa è tutta l'applicazione, tutte le canzoni, guardate, guardate quante canzoni! L'abbiamo capito. L'abbiamo anche altra. L'abbiamo capito. Quale cantiamo? Cantiamo la Zebra Poi? No. 7000 caffè? No. Di Axbury? Cantiamo la Pemaglia? No, la scelgo io la canzone. Aspetta, cantiamo. Allora possiamo cantare. Allora questa. No. Dammi a me, dai. La cantiamo? Questa qui. Aspetta, tu hai messo la versione canta. C'è anche la versione registra. Così ci registriamo e ci vediamo. Metti il telefono lì, appoggiato alla scatola. Così? Non mi vedo. Ok, ci mettiamo vicino. Cominciamo. Guardate come si vede. Mamma. Metti il volume. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Lo freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. Ed ho i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi, non lo sai quanto male ti farà la solitudine. Dai, stoppiamo. Vediamo com'è venuto. Marco. Non vedo l'ora di vedere com'è venuto. Vediamo. Marco. Tutti avanti. Oh mio Dio. No. Tutti avanti. Mamma, ma cosa fai tu? Sai cosa? Questo va direttamente su Facebook. Ancora? Sì, te lo metto direttamente su Facebook. Me lo salvo come Sister al Karaoke. Ah, lo vado. Va bene. Sister al Karaoke. Tanti cuori. Hashtag Team Rosy, hashtag Team Laura, hashtag le gemelle, hashtag tutto. Hashtag cantare. Fai come le superstar. Commentate qui sotto e iscrivetevi al canale e mettete like al prossimo video. Ci vediamo, ciao!